Bene, facciamo un applauso a questa comunità, perché oggi siamo qua perché in qualche maniera vogliamo anticipare quello che è Raggio di Sole, la scoperta del Paradiso Calabria, ma anche di un paradiso, di un quartiere. La cosa che ci hanno detto, almeno a noi di Raggio di Sole, al di là di un che c'è il sindaco Sergio Abramo, che noi lo ringraziamo per la presenza, Don Carlo, tra l'altro fan sia di Articolo 21 che di Raggio di Sole, segue da tempo insieme anche gli amici Enzo Celia, che ci ha voluto fortemente qui per rappresentare e raccontare quello che accade in questa comunità. Intanto un dono, quello che il sindaco, perché questa chiesa è piccola, merita uno spazio in più, questa comunità è una famiglia, perché diceva proprio Enzo che sono tutti uniti qui e qualunque cosa c'è di bisogno, questa comunità è forte, anche quello che hanno realizzato, e tra poco ne parleremo. Intanto il saluto sicuramente del parroco verso il sindaco e la comunità. Allora, io volevo ringraziare te per la tua presenza, e quindi ci permetti, ecco, di rivolgerci a tutti. Innanzitutto, ecco, ringraziamo il signor sindaco perché ha regalato a questa comunità un suolo importante per realizzare la nuova chiesa. Come lei ha accennato, la struttura è molto piccola, e quindi il sindaco con tutta la sua amministrazione ha voluto dare questa struttura per la realizzazione di una nuova chiesa. Piterà aveva bisogno di una struttura nuova, aveva bisogno, ecco, di essere coinvolta in tante situazioni. Stiamo realizzando anche un campetto, una struttura sportiva per i giovani, per i ragazzi, per i bambini, e anche per questo, ecco, ringraziamo anche la Fondazione Scoppa, quindi tutta la diocesi, il nostro arcivescovo. Quindi un grazie sentito, signor sindaco. Senta, quanto, ecco, io credo che l'applauso che c'è, quanto, ecco, questo avvicinamento verso la Chiesa, quanto ha fatto Papa Francesco, ecco, questo voto di povertà, ecco, la semplicità, l'umiltà della gente, ecco, si ritrova nella comunità verso la Chiesa. C'è tanta gente qui umile che lavora in silenzio, e io su questo devo ringraziare veramente il Signore e la Madonna che mi hanno messo in questa comunità. Collabora, lavora in sinergia proprio e in obbedienza con il parroco, e questo è un grande valore, un grande valore per la comunità. Ecco, intanto il sindaco hai donato questo terreno, sicuramente per una cosa buona, per una comunità. Poi dall'altro tu sei molto vicino a tutti i quartieri, conosci, diciamo, tutti gli angoli della città, guai se non fosse così, anche perché sei stato sindaco per 8 anni una prima volta, anzi 2 legislature, questa è la terza. Cosa è cambiato in questi anni, Sergio? Ma io apprezzo, come dicevi tu, i quartieri per un semplice motivo: queste comunità rappresentano per me l'orgoglio della città di Catanzaro. Il fatto di essere, oltre a essermi vicino, però questa situazione, questo clima che hanno creato soprattutto in questo quartiere, un clima meraviglioso che permette alle famiglie di stare familiari, di stare insieme. Noi abbiamo fatto il nostro dovere regalando il terreno, regalando questa vecchia scuola, però la cosa più bella è che loro stanno realizzando i lavori, quindi una comunità che si tassa per poter costruire una chiesa o un campetto per i propri bambini. Credo che questa sia la cosa più bella che ci sia in questa città. La cosa, al di là della chiesa, hanno realizzato quasi 40.000 di euro le spese per il campetto, per creare questa sinergia, per non lasciare i ragazzi sulla strada a giocare, perché spesso passando di qua per andare in Sila, spesso vedi questi ragazzi che giocano il pallone, che, ecco, col pericolo che c'è dei mezzi e le macchine. Ecco, questo fatto di questo campetto, grazie anche alla Fondazione Scoppa, a tutti quelli che hanno realizzato e che hanno messo nelle condizioni attraverso la Fondazione, il comune, chi ha organizzato, anche lo stesso Enzo Celia, che ha portato avanti questo progetto insieme a tutti gli altri, è vero Sergio? Sì, a tanti sponsor che hanno finanziato, però ripeto, la cosa più bella sono queste famiglie, pensano ai loro ragazzi, pensano ai loro anziani, poi venire in questi territori, partecipare alle feste, partecipare ai banchetti. Sembra di tornare indietro negli anni, Sergio, vero? Per me è la cosa più bella, cioè io stare vicino alla mia nonnina, no? Che mi prepara il caffè quando vado a casa sua, è la cosa più bella di questo mondo. Perché lei l'ha detta al caffè di Sergio? Di Ponte Grande da 54 anni. Ci fa il caffè a Sergio Abramo? Quando veniva con mio marito, se no con Giovanni. Okay. Che non c'è più. Bene. Padre, ecco, credo che sicuramente poi ha trovato in questa, da quanti anni? Lei ha detto che la seconda festa che si è patronale, sì. Perché già l'anno scorso non c'eravamo in pratica. Sì. Io sono qui da quasi 4 anni, a settembre faccio 4 anni, e ho trovato veramente una comunità predisposta a realizzare tante cose belle. Qui non si celebrava la festa patronale, ho dato io il là a questa comunità e loro hanno corrisposto subito.
Beh, una bella cosa. Se gli tocchi alla comunità Don Carlo. Don Carlo. Bene, grazie a Don Carlo. Noi, ecco, diciamo che, come dice Papa Francesco, gli uomini che rappresentano questa missione di aprire le porte, di aprire... Ecco, una cosa che mi ha colpito di Papa Francesco è il fatto che le chiese erano chiuse come degli uffici, che devono degli orari. Ha detto anche ai diaconi, aprite le porte. Ecco, questa è la cosa importante, perché questa è la casa di tutti insieme. A quella comunale, questa è la casa del Signore. Ma queste sono le parole del grande Giovanni Paolo II, quando nei suoi primi discorsi disse: spalancate le porte a Cristo. E spalancare la porta significa spalancare innanzitutto la porta del proprio cuore. Bene, grazie, con un applauso ancora a Don Carlo. Ci vediamo poi sul palco per i saluti anche alla serata. Forte per la nostra cittadinanza, e chiamo sul palco Lino Polimeni,
direttamente da Raggio di Sole, da Articolo 21 e quant'altro. E il nostro sindaco Sergio Andrano. Sì, sì, alziamo il microfono del gelato. Buonasera Sergio, come sta? Buonasera. Intanto salutiamo la comunità di Piterà, una bella occasione quella di essere qua, anche perché è molto accogliente. Poi questa è la seconda delle feste, abbiamo partecipato l'anno scorso, tu hai partecipato l'anno scorso, e noi siamo quest'anno qui perché io non sapevo che Don Carlo, esatto, il parroco della, di questa chiesa, di questa comunità, è un fan di Raggio di Sole. Articolo 21, sembra che a casa c'è la discussione a chi deve vedere la trasmissione con i genitori e scegliere il programma. Intanto Sergio, grazie di essere qua, perché intanto un dono che hai fatto questo terreno, perché prossimamente la chiesa sarà più grande qui, è vero? Eh sì, sarà più grande per qualche annetto, grazie anche comunque al contributo di questo quartiere, è un quartiere meraviglioso, perché è la dimostrazione di come una città si può unire, e quindi loro credo che siano la testimonianza vera di quello che vorrei che la città fosse, quindi sì. Ecco perché sono sempre qui. Diciamo, Giri, le periferie ti danno questa idea della grande città, perché in ogni caso questa unione, questo grande amore che c'è con la comunità, ecco, di collaborare, di crescere insieme, aiuta anche la città poi alla fine. Allora, una cosa bellissima, si sono riuniti intorno al loro parroco, che è Don Carlo, che è una persona meravigliosa, un prete meraviglioso, e soprattutto stanno pensando ai giovani, ai loro ragazzi, per dotare questo quartiere di qualche impianto sportivo, e quindi l'amministrazione non può che stare vicino rispetto a questa comunità. Un campetto che questo campo che hanno realizzato, costo finale circa 40.000 euro, grazie al contributo di aziende private, di sponsor. Vogliamo fare un applauso per questi signori che stanno collaborando insieme alla Fondazione Stop, tutti quelli che hanno dato questo grande contributo per realizzare questo campetto, perché poi alla fine quando si parla di centri sportivi si parla anche, perché quest'anno c'è stata anche questa cosa del campionato regionale qui, no? Una cosa bella che ha creato grande emozione. Sì, il torneo delle regioni ha portato qui 2.500 ragazzi da tutta Italia, non si faceva da 25 anni, è stata una bella manifestazione, ma soprattutto sarà molto bella far ritornare a Catanzaro Claudio Ranieri, il giorno 30 verrà qui a Catanzaro, daremo... 30 di giugno? 30 di giugno, daremo la cittadinanza onoraria di Catanzaro, è stato un grande calciatore che ci ha fatto vivere momenti meravigliosi con Catanzaro. Oggi ha compiuto un miracolo, quello di far vincere lo scudetto all'Ester, e quindi lo festeggeremo poi non solo al comune ma anche in piazza, come merita, giorno 30 giugno a piazza Prefettura. Quindi vi invito tutti quanti per festeggiare Claudio Ranieri. Devi sapere una cosa Sergio, che abbiamo realizzato, perché io ho voluto fortemente, quando l'impresa della Siego, ho detto un personaggio per realizzare lo spot della Siego, partirà, ecco, abbiamo detto a Piero Procopio, abbiamo realizzato delle vie piccoli vicino a Filanda, che è una Filanda, cioè, esatto, abbiamo girato San Francesco, uno spot legato alla differenziata, che tra l'altro sta andando molto bene. Benissimo, con la collaborazione dei cittadini, bellissimo. Stella, hai partecipato pure tu a questo spot, ecco, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto lo sponsor per la, spot per la differenziata. Per la differenziata. Senti, volevo chiederti ragazzo, te credo che sei, diciamo, arrivi da Nord Italia, ti vedo che c'è un ragazzino, diciamo, pulito, ecco, da dove arrivi? Reggio Emilia, dove arrivi? Da Catanzaro. Come scusa? Catanzaro. Proprio delicato, delicato, con quante Z? Con la Z, proprio tra Z, Z, Z. Marcato, marcato, Catanzaro. Catanzaro, Z, Z, Z. Scusa Piero, scusa, diciamo, pensavo che nel perché del Nord Italia... No, è finta, ama una fodera. Supera, di supera. Sì, sì. Sono, quindi sei nato qui. Catanzaro. Bene, allora, noi volevo ringraziare Piero. Senti Piero, non so se ti posso anticipare un po' lo spot, cosa hai fatto? Sì, sì, sì. Allora, insieme a Stella Surace, poi abbiamo trovato una signora simpaticissima. Simpaticissima, che avete voluto vedere a Raggio di Sole? Vedrete sul Raggio di Sole questo spot che... Della differenziata. Della differenziata. Cos'è? Deliziata, cantato così.
No, ho preso un secchio, la, sì, diciamo solamente la chiusa, e gli dicevo a Stella, che faceva la parte di una popolana, dico, signor, hai un secchio alle mani. Sì, mi chiamava Fabio, sto era Fabio Concato. Senti, senti, ma poi c'era quella canzone che tu cantavi, stavo di là, felicità, no? Felicità, e non sto che so zizzo su bacannizza, la felicità. Era questo, e tu immagina un po' quello che era il contesto di questa serata. È stata un'esperienza divertentissima con Lino e... Don Carlo, fai un applauso a Don Carlo, fatelo salire Don Carlo, per favore, venga Don Carlo, ecco. No, perché poi, ricordo queste feste di piazza, quando mi chiamano, specialmente quando mi chiamano per partecipare in maniera gratuita, proprio per partecipare per la comunità, io scappo subito, vengo volentieri a fare queste cose perché poi mi fanno rivivere quello che tu dicevi della comunità. Don Carlo, bene. Io non sapevo, e me l'ha detto poco fa papà e mamma, che si chiamano Mimmo e Rosa. Mimmo e Rosa mi ha detto, guarda Lino, devi sapere che a casa è un caos, ogni volta che c'è la trasmissione o articolo 21 della trasmissione, qui facciamo con Don Carlo una lotta perché Don Carlo non vuole perdere una puntata. Cosa segue di più, la trasmissione o articolo 21? Tutto. Bene, e noi siamo qua, sei contento perché è una cosa che ti rende felice, questa cosa di far vedere questo momento e questa fatica, non solo tua, ma di tutta la comunità, di farla vedere alla Calabria, non solo, quest'anno andiamo come sempre ogni anno su Sky 875-879, i calabresi nel mondo potranno seguire anche questa piccola comunità che poi è importante, dalle piccole cose possono nascere anche cose più importanti, la chiesa, il cappello e chissà anche qualche artista al di là di Piero che ci dà il grande onore con la serata a portare anche qualche bel nome per raccontare e creare quelle sinergie importanti, sempre però inizia Piero e poi sa seguire gli altri. Volevo chiedere al ragazzo di dove sei, sempre di? Catanzaro. Perfetto, no, per dire, senta Don Carlo, vuole dire qualcosa alla comunità? Ma io voglio ringraziare tutti ancora una volta per la vostra collaborazione e per la partecipazione. Ringrazio ancora una volta anche qui dal palco, ecco, Lino Polimeni, il sindaco e Piero, perché lui è sempre il benvenuto qui a Piterà. Dentro. Grazie, allora noi vi lasciamo con questa commedia, cosa tratta? Maresciallo Trombetta! Maresciallo Trombetta, già ride la bambina, che è la bambina che... Sulla fiducia, ride, perché ancora non abbiamo fatto niente. Vieni qua, vedi, una cosa che mi ha raccontato, ve la devo raccontare perché è straordinaria. A un certo punto, Sergio, Enzo Celia è l'unico che paga un mese prima gli artisti, il palco, tutto. A un certo punto mi ha raccontato una cosa che io non so poco, dice, mi ha pagato già 2 mesi prima per venire questa sera sul palco. Tu cosa hai fatto? Io, siccome ci dissi, Enzo, guarda, tu paga avanti, ma già piscine tu, sì. Io ho preso i soldi, ci sono 6, mi tieni, dammi il giorno 6. Ciao Enzo, non so dove sei, non ti vedo. Buonasera, grazie a tutti, buonasera a tutti, buon divertimento. Grazie, buonasera, grazie, ciao Piero, ciao, in bocca al lupo, grazie, Don Carlo.